Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Allora, oggi voglio fare un video a tema primavera, anche se la primavera in verità quest'anno sta un po' tardando a venire, nel senso che perlomeno qui da me in Toscana c'è un giorno di sole splendido e 6 giorni di pioggia incessante. Comunque noi abbiamo fiducia che la primavera arriverà e quindi voglio consigliarvi 5 letture primaverili o che comunque in qualche modo mi ricordano la primavera e che quindi vi consiglierei in questo periodo. Ovviamente sono tutti libri che ho amato e che spero ovviamente meriti anche voi. Cominciamo! Il primo libro che vi propongo è in realtà il mio romanzo, ovvero Viaggi tra sogni di carta. Questo perché? Perché ho, a parte il fatto che ho iniziato a scrivere questo romanzo proprio in primavera, ma a parte questo è anche il fatto che questo libro è stato, diciamo, le vicende di questo libro nascono proprio in primavera. Tanto che la nostra protagonista, Deborah, nel primo capitolo dice proprio, sta proprio vivendo quello che è il primo giorno di primavera, ma non quello dettato dal calendario, ma il primo giorno in cui effettivamente il sole si fa sentire, riusciamo ad uscire di casa senza troppi cappotti, abbiamo piacere di stare all'aperto e per la prima volta insomma il sole ci scalda la pelle e anzi abbiamo piacere di stare un po' fuori per goderci i primi raggi. Quindi non sempre il primo giorno di primavera coincide con quello effettivo del calendario. Fatto sta comunque che è proprio questo giorno che comincia la nostra storia. Appunto, la protagonista sta in giardino a leggere, godendosi questi primi raggi del sole che scaldano, ma che non appena insomma il sole tramonta tornano subito i brividi di freddo perché ancora non è abbastanza forte, e la protagonista ha uno di quegli episodi che poi insomma caratterizzeranno tutta la sua storia, tutta la vicenda che la riguarda e che è narrata in questo libro. Oltretutto mi ha fatto molto piacere che una ragazza che ha letto questo libro, che l'ha comprato e l'ha letto, per l'appunto appena l'ha cominciato mi ha scritto un messaggio dicendomi sono felice di aver cominciato il tuo libro oggi perché per me domani sarà il primo giorno di primavera. Ovviamente non era il 20 o il 21 marzo insomma quando inizia la primavera, era un altro giorno, e mi ha detto perché domani andrò una giornata al mare e quindi per me sarà quello il primo giorno di primavera e sono felice di averlo fatto coincidere con la lettura del primo capitolo del tuo libro. E quindi niente, sicuramente è una lettura che vi potrà ispirare perché appunto inizia proprio in quel periodo lì e va avanti anche per tutta l'estate fino ad arrivare insomma anche un po' più avanti, ecco, nelle stagioni. Il secondo libro che vi propongo invece è La libreria dei nuovi inizi di Anali Benarie, non so come si possa leggere comunque, perché l'ho scelto. In realtà non è che la vicenda si svolga in primavera, o comunque non ricordo la stagione nella quale si svolge questa vicenda, ma mi è piaciuto il fatto che il titolo secondo me rimandi molto alla primavera, i nuovi inizi, nel senso che secondo me la primavera è un po' un nuovo inizio, perché nel momento in cui ci accorgiamo che la natura intorno a noi sta prendendo nuovamente vita, ci sembra anche di rinascere noi stessi, soprattutto in Italia, un paese che ha un inverno, perlomeno per gran parte del suo territorio, un inverno molto lungo. Quando arriva la primavera ci sentiamo veramente di rinascere, e quindi ho scelto di proporvi questo libro perché appunto potrebbe accompagnare questo nuovo inizio che avviene ogni anno nel mese tra marzo e aprile. In questo caso si parla di una giovane donna che viene chiamata dalla zia per sostituirla all'interno della libreria che appunto gestisce la zia, perché lei si dovrà assentare per qualche tempo. Lei coglie l'occasione per allontanarsi da un lavoro che la sta particolarmente stressando e ben presto si renderà conto che la libreria ha dei poteri molto particolari per suggerire le letture ai propri clienti. In più lei insomma si renderà conto che questa libreria in qualche modo le sta parlando e quindi insomma vivrà una serie di avventure legate appunto ai libri e alla lettura. Quindi doppiamente ve lo consiglio, sia perché appunto parla di un nuovo inizio e tutti noi possiamo ritrovarci nelle avventure di questa giovane libraia, ma allo stesso tempo insomma un libro che parla di libri, per chiunque sia un amante della lettura non può che essere super consigliato e sicuramente apprezzato. Il terzo libro che vi propongo è La ladra della primavera. In questo caso ho un po' barato perché la primavera di cui si parla nel titolo del libro non è la primavera intesa come stagione, ma è la primavera di Botticelli, quindi il dipinto.
In questo caso la storia parla della prostituta che ha posato per l'appunto per questo quadro. Lei è la protagonista della vicenda e lei appunto non viene pagata da Botticelli per averla ritratta, quindi lei si arrabbia e decide di trafugare la bozza praticamente di questo dipinto. E si renderà conto però questo dipinto evidentemente nasconde qualcosa di molto pericoloso, perché ci sono delle persone che la stanno inseguendo e che vogliono assolutamente riprendersi questa bozza, quindi questo disegno, prima che lei scopra qualcosa che non deve scoprire. Quindi con la paura di essere uccisa decide di scappare e si fa aiutare da un prete, non soltanto nella sua fuga ma anche nel decifrare tutti gli indizi che si nascondono dietro al dipinto e scoprire questa verità nascosta che era appunto celata dietro al disegno rappresentato. L'ho trovato un libro veramente carino, non soltanto perché è un thriller, ma perché è un thriller storico, quindi secondo me è veramente interessante. Oltretutto secondo me è scritto anche molto bene e l'ambientazione storica mi è piaciuta moltissimo, e quindi spero veramente che decidiate di leggerlo. Qual è il periodo migliore per leggere un libro che parla della primavera di Botticelli? Ovviamente la stagione della primavera. Il quarto libro che vi consiglio è Il giardino delle pesche e delle rose di Joan Harris. Anche questo probabilmente ve lo potevate immaginare, perché sapete quanto io ami Joan Harris. Questo è il terzo volume della trilogia di Chocolat e avrei potuto consigliarvi anche Chocolat, perché la vicenda lì si svolge nel periodo della Quaresima e quindi lì siamo veramente poco prima della primavera, essendo insomma il periodo di Pasqua, ma ho deciso di consigliarvi questo perché in ogni caso Chocolat lo conoscete tutti. Questo appunto è il terzo volume ed è anche molto molto bello, secondo me al pari del primo, e in questa vicenda la Diane Rocher, quindi la protagonista, ritorna all'Anse-Quesnay-sur-Tarn, il paesino che l'aveva accolta tra virgolette nel primo volume. In questo caso, mentre nel primo volume era lei il nemico da combattere, in questo lei si troverà invece in mezzo ad un'altra lotta che sta dividendo il paese, quella tra due religioni diverse, tra due culture diverse, e lei forse sarà proprio l'anello che riuscirà a legare le due parti. In ogni caso, perché ve lo consiglio? Perché è un libro che si ambienta proprio in questo periodo, nel senso che quando Diane Rocher arriva all'Anse-Quesnay-sur-Tarn va ad abitare nella casa della signora anziana con la quale aveva stretto amicizia nel primo volume e che adesso non c'è più. Questa casa ha un bellissimo giardino e lei si prende cura delle piante del giardino e inoltre ci sono anche degli alberi da frutta, e lei prepara delle meravigliose marmellate con le pesche degli alberi. Forse sì, il periodo è un pochino più avanti rispetto proprio all'inizio della primavera, però mi è sembrato un libro adatto a questo periodo perché comunque ci fa sentire i profumi della natura, i fiori che sbocciano, l'erba e appunto anche i frutti, la loro dolcezza, la preparazione di torte, di marmellate. Insomma, secondo me si adattava come sensazioni olfattive, diciamo, che ci può trasmettere questo libro anche alla stagione primaverile. Oltretutto è una storia meravigliosa, molto molto attuale, che spero in ogni caso decidiate di leggere. Infine, l'ultimo libro che vi consiglio non ce l'ho qui con me ed è Il silenzio delle farfalle. Questo libro l'ho letto diversi anni fa, addirittura è stato uno dei primissimi libri che abbiamo letto insieme al nostro club del libro. In questo caso la storia è di Soraya, se non mi sbaglio il nome della protagonista, che è iraniana e ha vissuto, diciamo, l'ascesa al potere dell'Ayatollah Khomeini, e quindi tutte le restrizioni che ha portato con sé, quindi il fatto, soprattutto quelle che riguardano le donne, quindi il fatto per esempio di doversi vestire in una certa maniera, non potersi truccare e così via, il potere assoluto dell'uomo, eccetera. Lei in realtà, la vicenda che la riguarda non è strettamente legata a questo tipo di leggi, perché in realtà lei scopre che il marito ha avuto una storia d'amore con la tradita, insomma con la sua migliore amica. Quindi lei, che era effettivamente innamorata del marito, decide di in qualche maniera lasciarsi alle spalle questa storia perché lei sta troppo soffrendo, e quindi si trasferisce in America per iniziare una nuova vita e cominciare a riflettere sui perché di questa vicenda tragica che l'ha coinvolta, insomma che la fa stare tanto male. Quando si trova appunto in America, si trova in una casa dove
dove c'è questo bellissimo giardino dove ci sono moltissime farfalle. Lei comincia a studiare a come collezionare le farfalle, nel senso che proprio le prende e con dei trattamenti particolari che lei studia fa in modo che queste appunto rimangano intatte e che i loro colori rimangano sempre vividi, e vengono messe, insomma, non so se avete presente, comunque vengono messe dalle spiegate con degli spilli che le tengono ferme in questi quadri dove sarà possibile ammirarle per sempre. E lei praticamente non soltanto comincia a meditare vendetta verso il marito e verso la migliore amica, ma soprattutto è come se collezionare queste farfalle in qualche modo fosse la sua terapia per superare questo grande dolore, nel senso che nelle forme delle ali o comunque nei vari tipi di farfalle che lei riesce a catturare ritrova delle somiglianze con persone che ha conosciuto e che ha lasciato in Iran e che obiettivamente anche le mancano molto, e è quasi, insomma, se lei si curasse attraverso di loro, perché riesce ad analizzare le varie situazioni, le persone che l'hanno circondata e a capire tante cose che prima forse non aveva capito. Inoltre, insomma, ovviamente ve lo consiglio, a parte per la storia che è molto carina, anche per il fatto che appunto le protagoniste, tra virgolette, sono queste farfalle, e obiettivamente in primavera è il mese in cui rinascono le farfalle, perché sbocciano i fiori e insomma si cominciano a vedere tante farfalle colorate girare per i giardini. Nonostante io viva in mezzo alla natura, le farfalle sono l'insetto, non so se si possono chiamare insetti perché non me ne intendo, comunque sono gli animaletti che più mi fanno senso. Quindi in realtà non è che le ami proprio, però in ogni caso è ovvio che mi ricordano la primavera, e quindi vi consiglio questo libro proprio per questo motivo. Bene ragazzi, il video finisce qui, questa volta sono stata abbastanza breve, però credo di avervi consigliato 5 libri che meritano davvero di essere letti in questa stagione primaverile. Ovviamente aspetto anche i vostri consigli riguardo a libri che potrebbero piacermi e che insomma voi consigliate soprattutto per questo periodo primaverile, perché io ve lo dico, quando esce il sole io immancabilmente sono fuori a leggere, quindi ho bisogno di nutrirmi di qualcosa che mi stimoli anche. E niente, come sempre grazie mille per i vostri commenti, e noi ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!